Buonasera a tutti, stiamo per iniziare. Intanto grazie per la vostra partecipazione, come già avete potuto ascoltare anche ieri, se eravate presenti, questa è l'attività di workshop che stiamo organizzando proprio per questo progetto europeo EU Eco Tandem. È un progetto che noi come Enit, sono Anna Grabo, responsabile dell'ufficio studi di Enit, e noi come Enit abbiamo voluto portare avanti insieme al coordinatore X23 proprio perché si tratta di un tema per noi molto molto rilevante, che è quello del turismo sostenibile. Per noi è una tematica che fa parte proprio della pianificazione triennale dell'Ent, è uno di quei temi trasversali a cui non possiamo rinunciare per migliaia di motivi, sia perché il turismo sostenibile in tutte le sue sfaccettature, quindi dal tema dell'ambiente che è così caro a tutti, diciamo, i vari segmenti della domanda, ma anche sempre più alle imprese, ed è divenuto ormai prioritario, soprattutto dopo il Covid. Ma poi anche perché per noi la sostenibilità è qualcosa che va oltre il tema specificamente ambientale e green, ma è proprio un modo di guardare al turismo in una maniera diversa, cioè che portando sia in senso temporale che in senso spaziale quelli che sono i flussi a essere il più possibile distribuiti sia durante tutto l'arco dell'anno e sia passando dai grandi hub per arrivare verso le destinazioni anche meno conosciute, meno note, che però sappiamo quanto hanno da offrire, e poi perché comunque il turismo è quello che più si interseca con il tema della tutela ambientale, con il tema dell'ecoturismo, proprio perché le nostre destinazioni, se non c'è un'attenzione specifica, una tutela specifica della qualità dell'ambiente, vengono meno di per sé, no? Quindi è proprio un tema intrinseco al turismo. E quello che voglio dire è che si tratta di un progetto veramente concreto che attraversa diverse fasi. Abbiamo concluso da poco appunto la fase dell'Academy, nella quale abbiamo messo a disposizione degli operatori di tutti i paesi partner del progetto, quindi Italia, Germania, Austria, Slovacchia e Grecia, la possibilità appunto di specializzarsi in questa tematica che è così importante ma anche così specifica, perché parlare di turismo sostenibile, diciamo, può essere anche molto generico e non essere efficace. Invece abbiamo voluto rendere concreta questa operazione attraverso tutto un processo di formazione che abbiamo messo a disposizione degli operatori. E questo nuovo step è uno step forse ancora più importante, perché ci permette di supportare le imprese. Voi sapete che noi è un'attività che facciamo proprio con Club Italia, di supportare le imprese in questo processo di evoluzione verso nuovi servizi, verso nuovi processi che mettano insieme il turismo con l'high tech e con il green. Quindi imprese del turismo con imprese high tech e green, start-up dell'high tech e del green, che lavorano insieme per la creazione di progetti innovativi. Ecco, questo è il tema fondamentale sul quale noi accompagneremo le imprese, siamo qui appunto anche per questo. E proprio per supportarla anche nel rendere operativi queste loro progettualità, avremo la possibilità attraverso questo progetto europeo anche di sostenerli economicamente. Di questo ci parlerà più nello specifico ovviamente il coordinatore del progetto, X23. Passo la parola quindi a Marika Mazzi-Boem. Grazie Marika. Grazie Elena, grazie di nuovo a Enit per averci preso, insomma, l'onore di essere qui al TTG oggi con voi, grazie a voi della partecipazione. Sono Marika Mazzi-Boem, sono l'Innovation Strategy Director in X23, che è un centro di ricerca privato e una business support organization. Siamo qui al TTG proprio perché questo progetto, European Eco Tandem Project, sostanzialmente parla di turismo e parla di turismo alle imprese, alle piccole e medie imprese. Dentro, diciamo, la definizione di piccola e media impresa non c'è, c'è un mondo, nel senso che in Italia il 99,9% direi per cento del nostro tessuto è composto da piccole e medie imprese, quindi è veramente la dorsale della nostra capacità economica. E questo progetto quindi è nato all'interno del programma COSME della Commissione Europea, dell'Unione Europea, che è pensato proprio per le piccole e medie imprese, per aiutarle
capacità competitiva su un mercato che oggi, soprattutto all'interno del settore del turismo, è complesso, diversificato, frammentato. Abbiamo avuto la problematica Covid che insomma ha determinato un'ulteriore sfida, non soltanto ovviamente per gli attori italiani, ma per tutti gli attori che si muovono in questa filiera molto bella, molto complessa a livello globale. Allora, quindi partiamo dai problemi che abbiamo identificato quando siamo partiti con il disegno di questo progetto. Ne vedete uno che in realtà con la velocità di quest'anno e mezzo è quasi, direi, non dico superato, però quasi nel passato, cioè l'overtourism. Noi avevamo un grandissimo problema relativo all'overtourism, oggi la situazione è completamente diversa. Abbiamo ancora e probabilmente avremo ancora il fenomeno di overtourism, ma quello che abbiamo oggi, quello con cui dobbiamo insomma fare i conti oggi, in realtà è un turismo di prossimità. Quindi è una sfida che tornerà tra qualche anno, ma che in questo momento, come dire, vista anche la pandemia, ha un contesto e una, come dire, una capacità diversa. Però ecco, tra i problemi che abbiamo identificato, la sostenibilità e in questo caso l'ecosostenibilità è sicuramente uno dei problemi principali, no, del settore turismo, verso cui l'Unione Europea cerca di spingere maggiormente. Cioè, abbiamo il problema della crisi climatica, del cambiamento, quindi è fondamentale oggi agire. E, insomma, lo diciamo e lo dicono tutti i maggiori esperti, la scienza lo dice, come dice la nostra cara Greta Thunberg. Allora, come possiamo, quando abbiamo disegnato questo progetto abbiamo pensato questo, come possiamo aiutare le piccole e medie imprese del settore turismo nella transizione verso una maggiore consapevolezza di quanto sia importante l'ecosostenibilità, ma anche quanto possa essere anche una leva di mercato. E quindi evidentemente abbiamo identificato nella capacità innovativa, nell'innovazione, un elemento chiave. Lo dice anche peraltro la stessa Commissione Europea in questo nuovo settennato che si chiama Horizon Europe, che ha dei pilastri fondamentali, tra i quali il Green Deal, quindi tutta l'economia green, la digitalizzazione, sono due pilastri fondamentali, quindi insieme all'innovazione. Quindi abbiamo pensato al concetto di tandem, all'interno del quale non c'è competizione, ma piuttosto c'è collaborazione fra chi porta una soluzione innovativa e chi ha necessità di implementarla nella propria azienda. Ed abbiamo pensato quindi al concetto del tandem. Nel tandem si lavora insieme, si pedala insieme per raggiungere un obiettivo comune, cercando anche possibilmente di farlo nel più breve tempo possibile. Quindi l'innovazione. L'innovazione, e tra l'altro mi fa piacere dirlo anche oggi, l'innovazione è il tema di uno delle flagship initiative, cioè iniziative più importanti sempre di Commissione Europea, che si chiama Startup Europe Week. Quindi innovazione in tutto il mondo significa startup, cioè quelle organizzazioni che riescono molto velocemente a aggiungere quell'additivo di valore innovativo nel loro schema di business. E la Startup Europe Week di quest'anno, che ha noi come organizzatori principali, parla anche di questo. Quindi abbiamo insieme proprio, sottolineiamo insieme l'importanza dell'innovazione nel turismo. Velocemente, chi siamo noi? Proprio perché parliamo di innovazione, noi ci definiamo Innovation Bakery. X23, come vi ho detto, è un centro di ricerca privato, una business support organization. Noi lavoriamo su queste tre dorsali, il network, la fiducia e la capacità di portare a valore quello che si sviluppa nel corso dell'attività di ogni azienda. La visione che abbiamo è in linea con gli United Nations Development Goals. Li vedete tutti qua citati, 17, abbiamo un focus particolare su alcuni di questi come il gender balance, ovviamente il climate change. Lavoriamo tenendo sempre ben presenti questi principi guida, che sono quelli che evidentemente dovrebbero essere acquisiti da adesso in avanti, direi sempre di più, da tutte le organizzazioni, anche quelle che si muovono nel settore turismo. Abbiamo, e voglio dirlo proprio perché si parla anche in Ecotandem di programmi di alta crescita, comunque programmi di accelerazione, il nostro programma che ha come focus lo sviluppo, lo vedete qui, la
crescita e l'espansione. Sono fasi che sono comuni a tutte le aziende, ma in particolare sono fondamentali per le piccole e medie imprese ad alto tasso di innovazione. Il nostro programma si divide in tre, diciamo così, cohort, cioè tre tipologie diverse, e sono tutte molto affini al concetto di sostenibilità. Il primo è il programma Root. In questo programma accogliamo piccole e medie imprese e start-up che hanno necessità in prima battuta di sviluppo e poi di crescita. Abbiamo il programma Bloom, che significa proprio gemmazione, che invece è riservato a chi invece aggiunge un ulteriore step, cioè lo sviluppo, la crescita, ma l'espansione, con una particolare, diciamo così, attenzione alla fase di sviluppo, quindi vuol dire sviluppo anche delle linee di mercato, di vendita. E l'ultimo, che si chiama Flourish, che è proprio il momento in cui ci si espande, perché, come dire, l'albero fiorisce e fa volare i propri semi, e qui invece accogliamo le imprese, non soltanto le start-up, ma anche le imprese più mature, che hanno necessità in particolare di sviluppare nuovi mercati. In questo programma, in questo momento, abbiamo aperto tre verticali. Il primo è quello del turismo, in particolare ecosostenibile, il secondo è dell'imprenditoria femminile, in particolare con lo sguardo su tech e digital, e il terzo invece una tematica che a noi è molto cara e riguarda i newcomers, cioè l'imprenditoria migrante. Allora, facciamo un passo indietro su invece la tematica di Ecotandem. Allora, avevamo detto all'inizio che il problema fondamentale era quello di riuscire a traghettare l'industria, le piccole e medie imprese del settore turismo, da una, diciamo così, gestione tradizionale ad una più sostenibile. E questo è possibile attraverso l'innovazione. Quali sono però le chiavi vincenti per far modo che questa cosa, come diceva Elena prima, praticamente, effettivamente accada, senza lasciare il bla 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 che la stessa Greta Thunberg ha citato più volte? Allora, è possibile farlo attraverso la cooperazione fattiva, che coinvolga non tantissimi, player nello stesso momento, ma che sia duale, cioè che ci sia una relazione da una parte con un attore e dall'altra parte con un secondo attore. Ed ecco qui che avete praticamente molto ben chiaro il concetto di tandem. L'ho spiegato prima, attraverso il tandem noi abbiamo un portatore di innovazione che necessariamente, insomma, è una startup o può essere un innovatore in forma personale, comunque è un'azienda che sviluppa qualcosa di innovativo per rispondere a un'esigenza. Dall'altra parte abbiamo una piccola e media impresa. Attenzione, lo sottolineo diverse volte, questo programma si rivolge esclusivamente alle aziende, alle piccole e medie imprese del settore turismo. Nella composizione del tandem, ed è importante dirlo in questa fase, l'azienda del settore turismo, che ha una determinata necessità, può anche scegliere di non agganciarsi a una startup del settore turismo. È possibile, perché magari ha una necessità che non riguarda strettamente un'innovazione vicinissima al settore turismo. Quindi è possibile creare il tandem anche con delle startup che non hanno una vocazione turistica. La differenza sta poi nell'erogazione e nell'assegnazione di questi micro voucher. Ritorno un attimo indietro, scusate per l'impasse. Allora, il tandem si forma, come vi ho detto, da una startup del settore turismo oppure no, e da una piccola e media impresa del settore turismo. Le due organizzazioni si incontrano, stabiliscono una sfida che l'azienda del settore turismo deve risolvere, può essere di qualsiasi categoria, e decidono insieme un piano di azione che è ovviamente basato sull'innovazione che porta la startup. Queste innovazioni vengono raccolte e un board di esperti del settore le selezionerà secondo una serie di criteri che poi verranno pubblicati sul sito, quindi ci sarà ampia visibilità. Da questi usciranno i tandem, i cosiddetti tandem vincitori, e questi tandem vincitori avranno, vabbè, in primo luogo visibilità, mercato, insomma, network, tutte
posizioni molto importanti per lo sviluppo del business di una dell'altra delle organizzazioni, ma riceveranno tra l'altro un micro grant a fondo perduto da parte ovviamente della comunità europea e dei partner che ovviamente coinvestono in questa cosa, e del valore di 13.000 euro. Questi 13.000 euro potranno essere spesi, anzi dovranno essere spesi, per l'implementazione. Ecco che allora torniamo al concetto di concretezza. Questi fondi devono essere utilizzati affinché l'azienda possa integrare o cominciare ad integrare questa innovazione, questa capacità innovativa all'interno del proprio ciclo, quindi nel proprio prodotto, nel proprio processo o nel proprio servizio. Certamente non sono, diciamo così, quote di fondi particolarmente importanti, ma noi riteniamo, e lo ha ritenuto anche la Commissione europea stessa, che sia comunque importantissimo innanzitutto iniziare a far parlare queste identità, le aziende che possono portare valore con l'innovazione e chi invece ha una visione più tradizionale del proprio business. È importantissimo il dialogo, è importantissimo la cooperazione, insieme possono iniziare a fare la differenza. E questi fondi possono contribuire a portare avanti questo processo, che sicuramente non è velocissimo, ma che iniziando a installarsi attraverso anche l'utilizzo dei fondi comunitari può portare a buoni risultati. Allora, io direi che da un punto di vista delle informazioni tecniche posso darvi ancora un elemento. Noi siamo pronti per far partire questo programma di business nell'arco di una manciata di mesi. Ci sarà ovviamente un'informativa molto specifica sul sito web di EU-Ecotand, quindi lì troverete tutte le informazioni. Gli eventi informativi non sono finiti, ce ne saranno ancora, abbiamo un partner in Piemonte che ha iniziato a fare i propri, noi stessi ne faremo degli altri e saranno, diciamo, veramente orientati a dare delle informazioni puntuali e tecniche sui criteri per esempio di leggibilità. Dobbiamo ricordare che sono comunque fondi comunitari, ci sono tutta una serie di regole, la trasparenza è d'obbligo, insomma, quindi ecco, non è particolarmente complessa la modalità di accesso, però ci sono alcune regole importanti da rispettare. Prima fra tutti il criterio di eleggibilità, che è essere una piccola e media impresa, cioè significa per la comunità europea avere meno di 250 dipendenti e un fatturato annuale inferiore ai 42 milioni di euro. Abbiamo chiesto se anche le micro imprese potessero essere parte del programma, ovviamente c'è stato risposto di sì, con grande soddisfazione nostra, perché tra l'altro nel settore turismo ce ne sono moltissime e quindi è bene che sia così. È importante trovare però nel tandem, ricordiamolo sempre, questo doppio valore, cioè un'azienda del turismo da una parte e un'azienda innovativa dall'altra. Questo perché l'innovazione, la digitalizzazione è un'altra delle componenti importanti di questa progettualità. Direi che ho concluso. Avete trovato delle survey, cioè dei questionari all'ingresso. Questi questionari sono importanti perché ci aiuteranno a definire le sfide. Allora, ovviamente non possiamo lasciare che ciascuna piccola e media impresa presenti la propria sfida tirandola fuori dal cappello. Cerchiamo di rendere un po' più armonico ed omogeneo, quindi insieme a voi nel corso dei precedenti 12 mesi abbiamo lavorato affinché potessimo capire proprio dalle imprese quali sono le sfide più importanti che vi trovate ad affrontare. Può avere a che fare con il consumo energetico, può avere a che fare con il riciclo delle acque, quindi l'economia circolare, insomma possono essere diverse, e se voi ci aiutate a completare questo questionario, insieme riusciremo a definire meglio quali sono, diciamo, le prime 10-15 sfide che le nostre imprese, le nostre start-up dovranno cercare di risolvere. Sono ovviamente tematiche che sono vicine al vostro lavoro quotidiano, quindi chi meglio di voi può dire quali sono le difficoltà che state affrontando. Questo questionario, se lo riconsegnate all'uscita, a noi ovviamente darà una mano in più. Abbiamo anche ovviamente la possibilità di accedere a questo questionario online attraverso il sito e siamo ovviamente a vostra disposizione, Elena da Enit e noi di X23, per qualsiasi ulteriore informazione. E tra l'altro, appunto, se ci seguite sui social riceverete tutte le informazioni dei prossimi workshop e info day che ci saranno da qui,
diciamo alla fine dell'anno, ma anche subito dopo. Per ora vi ringrazio, grazie a tutti, spero insomma di ricevere tante applicazioni dall'Italia. Ho dimenticato di dire, ma è importante, che è un progetto europeo, quindi non è destinato solo all'Italia, abbiamo altri partner provenienti dall'Europa, è aperto a tutta Europa. Speriamo di poter fare degli eventi fisici da qui alla fine del prossimo anno. Teniamo le dita incrociate, perché è molto più bello avere un'interazione diretta che non insomma attraverso un video, per quanto può essere assolutamente d'aiuto. E dunque ritroviamoci, spero presto, e speriamo che l'Italia, come sempre, abbia un'ottima performance in termini di applicazione. Grazie a tutti e buonasera. Allora, grazie a tutti, appunto vi ricordo che potete trovare tutte le informazioni sul sito euecotandem.com, ma potete anche scrivere direttamente a noi di Enit, in particolare potete scrivere a me, elena.dirago@enit.it. In questa attività ricordatevi che noi di Enit ci occupiamo proprio della parte di coinvolgimento, di comunicazione verso le imprese, quindi siamo a vostra disposizione anche per eventuali chiarimenti di tipo più tecnico, ovviamente insieme alle colleghe di X23. Su questo appunto seguiteci anche sui social, perché è importante, perché su questo avrete gli aggiornamenti più costanti proprio rispetto al momento in cui sarà possibile presentare i propri progetti. Quindi mi raccomando, siamo a disposizione per questa attività, c'è una newsletter che potete ricevere nel momento in cui magari ci date il vostro indirizzo per potervi contattare e inviarvi tutte le informazioni più aggiornate. Grazie a tutti.